Buonasera amici, benvenuti a questo 19° appuntamento con Tutti in Campo. Siamo in diretta, ci scusiamo per il ritardo con cui abbiamo iniziato questa trasmissione, ma cercheremo di riprenderci strada facendo con i tempi. Subito i nostri ospiti, vi ricordo che manca questa sera Anna Maria Incatini, che è stata super impegnata in sala regia, e quindi la ritroverete lunedì prossimo per quanto concerne questo appuntamento sportivo. Anna Maria, che ieri ha seguito il derby tra Cittanovese e Roccella. Gli ospiti di questo nostro appuntamento li vedete già in campo largo. Abbiamo il presidente del Bivongi Pazzano, Bruno Clemeno. Buonasera. Il nostro Jesse Albanese. Buonasera, Albanese. Poi il responsabile della comunicazione della SD Roccella, Pasquale Bozzo. Buonasera. Buonasera. Due dirigenti del Bianco, il DS Antonio De Leo e il presidente Pasquale Gerace. Buonasera. 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 Buonasera a entrambi. Nell'altra sala abbiamo Pino Carella in sala Moviola. Pino. Buonasera, buonasera a tutti. Allora, ci sono tanti casi questa sera, mi pare di poter dire, da seguire, quindi... No, solo due. Vabbè, vediamo un attimino poi, peraltro mi pare siano stati anche abbastanza decisivi per quanto concerne le sorti delle sfide. Allora, riepiloghiamo tutto quanto è accaduto ieri con il nostro treno dei risultati, prima di cimentarci poi e seguire tutte le immagini delle calabresi. Vi anticipo che avremo il servizio sia della Roccella, Cittanovese Roccella, quindi poi avremo Isola Capodizzuto Palmese, poi anche la vittoria della Vibonese sul campo del Portici, poi avremo in eccellenza la vittoria dell'Ocri in casa contro il Cotronè, il servizio su Siderno, su Castrovilla di Siderno, il campionato di eccellenza che sembra aver preso ormai una piega abbastanza delineata. In promozione seguiremo la sfida tra Bocale e Gioiese e poi il derby tra l'Aprico e il Gioiosa Ionica. Spazio anche alla prima categoria con il servizio che ha realizzato Ugo Franco insieme a Giorgio Metastasio, che riguarda appunto il Bivongi Pazzano. Quindi abbiamo un po' riepilogato per sommi capi tutta la situazione. Vedete in sovrimpressione i numeri che appaiono sui vostri teleschermi per i vostri SMS 392 00 99 775. Per quanto concerne gli addetti ai lavori, qualora ci dovesse essere la necessità, il numero è quello tradizionale canonico di Telemia 0964 86 36 00. Allora, partiamo con i risultati. Serie D, si giocava la 20ª giornata, ieri vediamo cos'è accaduto sui campi. Acireale Troina 1-2, Cittanovese Roccella 3-1, Gela Messina 0-0, Gelbison Palazzolo 1-0, Isola Capolizzuto Palmese 1-2, Nocerina Ercolanese 3-1, Paceco Igea Virtus 0-1, Portici Vibonese 0-3, San Cataldese Ebolitana 3-2. Vediamo la classifica: Troina 47, Vibonese 43, Igea Virtus 41, Nocerina 39, Ercolanese 36, Acireale e San Cataldese 32, Gelbison e Cittanovese 30, Gela 29, Messina 28, Portici 24, Palazzolo e Roccella 22, Palmese 21, Ebolitana 18, Isola Caporizzuto 8, Paceco 7 punti. Campionato di eccellenza, 19ª giornata, Aurora Amantea 0-0, Castrovilla di Siderno 1-0, Gallico Reggio Med 3-0,
Locri Cotronei 2-1, Ruzzese Scalea 1-1, Paolana Soriano 2-2, Sersale Acri 1-2, Trebisaccio Cutro 2-1. Classifica: Locri 48, Siderno 39, Castrovillari 36, Cotronei 35, Gallico 34, Acri 33, Trebisaccio 27, Sersale 26, Scalea 24, Reggio Med e Soriano 23, Cutro 21, Amantea 20, Paolana 13, Aurora 11, Ruzzese 7. Promozione Girone B, 19esima giornata, Africo Gioiosa 0-0, Bagnarese San Luca 1-0, Bocale Gioiese 2-1, Botricello Villese 1-1, Bovalinese San Gregorio 1-0, Filogaso Maida 1-1, Real Stilese 0-1, Rombiolese Brancaleone 0-2. Classifica: Bocale 42, Bagnarese e Gioiosa 39, Africo 36, Bovalinese 31, Stilese, Rombiolese e Brancaleone 30, San Luca 22, Gioiese e Filogaso insieme alla Villese 20, Botricello 19, San Gregorio 16, Maida 14, Real Gioia 12. Prima categoria: Girone C, Bivongi Pazzano Caulonia 2-0, Borgia Tropea 3-0, Marmora Badolato 2-2, Pianopoli Monasterace 1-0, Monte Paone Lamezia 0-0, San Calogero Mireto 1-3, Serrese Girifalco 1-0, Stignano Chiaravalle 1-1. San Calogero al comando con 47 punti, Lamezia 40, Montepone 39, Mammolo 35, Borgia 31, Pianopoli 28, Girifalco 27, Mileto 25, Serrese 23, Bivongi Pazzano 21, Chiaravalle 19, Badolato 18, Monasterace 13, Stignano 12, Caulonia 8, Tropea 7. Girone D, Bovese Bianco 0-2, Deliese San Gaetano 0-0, Propellaro Ierax 3-1, Ravagnese Scillese 1-1, Regium Palizzi 0-1, Rosarno Audax 3-0, San Giorgio Archi 0-1, Taurea Novese Città di Rosarno 0-1. Città di Rosarno 40, Archi 39, Propellaro Bianco 38, Scillese 36, Ravagnese 35, Deliese 31, Rosarno 24, San Gaetano 23, Bovese 21, Palizzi 20, San Giorgio 17, Ierax 13, Taurea Novese 10, Audax 8 e Regium City 7 punti. Abbiamo esaurito quindi questa carrellata di risultati. Prima di vedere le immagini, Jesse, allora della partita tra la Cittanovese e il Roccella, brevemente sulle partite di ieri. Partiamo chiaramente da Pasquale Vozzo, Cittanovese-Roccella, che partita è stata? Poi vedremo anche le immagini. Poi... La partita è abbastanza complicata, complicata perché l'approccio del Roccella nella prima fase della partita, diciamo, non è che sia stato remissivo, tono rimesso, che ha comportato quindi un gol all'ottavo minuto del primo tempo. Poi purtroppo l'espulsione di Chiocchia, secondo me, ha compromesso poi l'andamento di tutto il percorso del match. Una partita da decifrare, perché purtroppo il Roccella, come sapete, fuori casa non riesce a raccogliere i punti. Questo purtroppo è stato il leitmotiv delle vostre trasmissioni. Poi ne parleremo diffusamente tra poco. De Leo, questa partita che voi avete vinto, voi del Bianco avete vinto a Bova. Sì, noi abbiamo vinto una partita diciamo non facile, perché la Bovese è una gran bella squadra e secondo me non merita il posto che è in classifica. Per noi era importante vincere, siamo riusciti, però non è stato facile come si sembrava, in particolar modo nel primo tempo, dove la partita è stata più equilibrata. Poi sinceramente nel secondo tempo abbiamo preso, come dire, le redini del gioco, e dopo il gran gol che ha fatto Versace abbiamo dilagato, abbiamo fatto il 2-0, la partita per noi si è messa subito bene, ecco, ed è finita sul 2-0. Giovane presidente, abbiamo Pasquale Gerace, presidente del Bianco. Grazie, buonasera. Ci credete voi in questa vittoria del campionato? Ormai la salvezza è, diciamo, certa. Per quanto riguarda ora il proseguo del campionato, penso che potete pensare anche a vincerlo, considerando siete là a pochissimi punti. Ma il nostro obiettivo era vincere il campionato, non salvarci, quindi a questo punto ci crediamo, e come. Ricordiamo anche che siamo in corsa per la Coppa Calabria, siamo in semifinale, e quindi noi dobbiamo arrivare a marzo preparati per il rush finale contro tutti. Invece il Bivongi Pazzano, con la cura Franco, mi pare stia sortendo... Mister Franco, innanzitutto vorrei ringraziare sia i giocatori sia il mister Ernesto Franco dell'impegno che stanno dando sia nei giorni della settimana, martedì, giovedì e venerdì, dove svolgono gli allenamenti, e sia le partite che noi disputiamo ogni domenica. Veniamo da tre partite, tre vittorie consecutive, cominciamo a uscire dalla zona calda della classifica,
E abbiamo giocato, abbiamo vinto contro il Badolato, contro il Monasterace e contro il Cavologna. Vorrei sottolineare che in queste tre vittorie non abbiamo subito gol e vorrei fare un ringraziamento particolare al nostro grande portiere Russo Emanuel, che sta dando delle prestazioni ottime in ogni partita. Ok, allora resettiamo, partiamo con Gesualdo Albanese. Commento Gesualdo su questa domenica di Serie D. Ma domenica ancora importante e positiva per la Vibonese, che va a vincere a Portici facendo anche un grosso favore, perché ormai noi a Roccella dobbiamo sperare sempre che la squadra che possiamo riagganciare per evitare i play-out sia proprio il Portici. Fra l'altro con la prossima partita proprio a Palmi, uno scontro diretto. Quindi se, va bene che il Roccella gioca contro la prima in classifica, però tutto sommato se riusciamo a far bene, perché in casa continua a far bene, il problema è sempre fuori casa, sicuramente le cose potrebbero cambiare. La Vibonese è ovvio che è una squadra che era partita per vincere il campionato, per fare addirittura la Serie C, ha avuto difficoltà iniziale, però c'è da dire che da 12 punti si ora si trova a soltanto a 4 punti, e stiamo parlando di una squadra che su 9 partite ha fatto la bellezza di 8 vittorie e solo un pareggio, quindi vuol dire che c'ha tutte le possibilità per lottare fino alla fine, con la speranza di trovarcela l'anno prossimo in Serie C. Per quanto riguarda la Palmese, come dicevo, anche questa è una squadra che noi facevamo elogi in continuazione all'inizio dell'anno, e invece ha avuto poi problemi al punto che gli hanno poi levato i 5 punti, ha avuto qualche difficoltà, allenatore che è andato, allenatore che è tornato, ma adesso stiamo parlando ancora di nuovo di una squadra che sulle ultime 5 partite ha fatto, mi pare, su 6 partite mi pare che ha fatto 5 vittorie, e domenica speriamo che continui a vincere, come dicevo prima, perché gioca contro il Portici. Non parliamo più dell'Isola, perché secondo me sarà molto molto difficile sperare di non di raggiungere la zona play-out. E parlare di Roccella, che dire, che ogni volta ci dà l'illusione che finisce questa periodo negativo delle partite fuori casa, e invece ricominciamo ogni domenica naturalmente a parlare di quello che non è stato fatto. C'è da dire comunque che la partita di ieri mi pare che può darsi che non meritava di perderla, in quanto giocare contro una squadra che aveva molte difficoltà, perché tanti titolari fuori, alcuni di questi titolari molto bravi che sono entrati da poco e quindi non hanno ancora tutto per poter dare il meglio di loro, e quindi giocare in inferiorità numerica ha fatto sì che ci ha portato ancora un'altra sconfitta. Che dire, dispiace vediamo molto. Vediamo le immagini, Gesualdo, certo. E poi la commentiamo. Allora partiamo con il treno delle immagini di Serie D, andiamo subito al Monreale Proto di Cittanova per seguire il servizio su Cittanovese e Roccella, poi a seguire anche gli altri servizi che riguardano le calabresi. Regia. Diverti perché giocano sempre gli stessi, ovvero carattere, lavoro e studio. Zito lo chiama il cuore oltre l'ostacolo. Per il Roccella invece c'è anche un po' di sfortuna. Il risultato si sblocca già dopo 8 minuti con la discesa destra, il taglio d'aria di Barilaro, l'assist per Postorino. Al 13° ancora Postorino e sua la giocata solitaria con lo scarto e il tiro. Al 18° Alfano, servito direttamente dalla difesa del Roccella su precedente tentativo di apertura di Postorino, tira alto. Al 21° calcio d'angolo per il Roccella, Catalano per la testa di Tassone. Nulla da fare al sogno di insaccarla, e da lì succede di tutto. Richiamo verbale ad alto decibel per Malerba e poi l'assistente Bocca suggerisce alla Garofalo l'espulsione di Chiocchia. Viene così sfogliata la prima frazione. Nella ripresa, al 4° Alfano fa tutto da solo, cerca la triangolazione, riesce la geometria, prova il tiro su scuffia che si supera schiena a terra. Al 9° lo sviluppo di un calcio piazzato è tutto d'appannaggio della Cittanovese, scelta verticale per Paviglianiti, tiro cross e Faella che devia in porta. Postorino non è pago e prova la fuga, spazza scuffia. E al 17° Pagano-Catalano, binomio perfetto, scambio veloce ed il numero 10 si accentra per un tiro risultato di poco alto. Al 29° è premiato il Roccella, Catalano su calcio di punizione, la piazza sul primo palo e beffa da Gui. Alla Cittanovese a Barilaro bastano 3 minuti per rispondere, palla al centro per il difensore dopo lo scarto in ingresso d'area di Postorino ed il tocco di Paviglianiti. 3-1 e finale in acrobazia con la rovesciata di Capitan Malerba.
Vibonese alla 12ª vittoria, la quarta fuori casa. Apre le danze Ciotti, anche se il primo tiro è stato dei padroni di casa. Discesa libera per i calabresi in questa circostanza, che steccano però l'aggancio in varie situazioni, conclude invece Bubas. Il Portici reagisce impegnando seriamente Mengoni, mentre dall'altra parte Montella si gusta i colpi di testa avversari. Al 36esimo il vantaggio, l'attaccante Sogue che si invola in contropiede raccogliendo poi un preciso assist di Ciotti grazie anche al lascio passare del compagno di reparto. Se Allegretti non trova il raddoppio ci pensa poi Bubas, ma siamo già all'ottavo della ripresa. Al 20esimo arriva anche il definitivo KO grazie ad Allegretti che sigla così la sua 50esima rete. Seconda vittoria esterna per la Palmese, che sale a quota 30 gol in attivo con le reti di Gagliardi e La Villa. Prima di queste Pullano grida al miracolo e lo compie. Al 22esimo poi Gagliardi si invola a rete e sblocca il risultato. È festa, come vediamo, per la tifoseria nero-verde. L'Isola parte all'assalto, che riesce anche al 38esimo per la concessione di un calcio di rigore atterrato Paonessa, che si occupa anche della trasformazione dagli 11 metri. La Palmese segna alla fine il gol vittoria al 38esimo del secondo tempo, al termine di un batti e ribatti, e il neo entrato La Villa a trovare il tocco vincente da pochi passi. Allora, sono le 22, siamo dunque in ordine con i tempi. Pino, abbiamo qualche episodio da vedere per quanto riguarda questo campionato di Serie D? Sì, abbiamo un episodio, un attimo solo che ci arriviamo, abbiamo qualche piccolo problema con il computer, datemi... ritorniamo tra poco, vai tu Antonio. Allora, riprendiamo la linea, allora parliamo con Gesualdo Albanese, parliamo del Roccella perché abbiamo il responsabile della comunicazione. Noi spesso abbiamo evidenziato come questa squadra subisca una metamorfosi, quando gioca in casa riesce ad ottenere risultati importanti battendo anche squadre sulla carta superiori come Organico, poi in realtà quando gioca in trasferta invece evapora davanti, diciamo, probabilmente a limiti caratteriali, probabilmente. Sì, sicuramente. Comunque, come dicevo prima, non è che all'inizio è stato un inizio positivo, perché la Cittanovese nei primi minuti ha avuto tante occasioni per poter chiudere la partita. Questa convinzione ha fatto sì, dopo essere andato in vantaggio, che le cose ormai erano fatte, quindi ha mollato un attimo. Quel mollare ha portato il Roccella, pur essendo in inferiorità numerica, di riaprire ancora la partita, però dopo si è rimesso a giocare come è abituato a giocare. A quel punto non è stato più 1-0 ma è stato 3-1. Ripeto, il Roccella dispiace perché ci dà sempre questa illusione. Dopo fuori casa continua a perdere, perché non dimentichiamoci che su 10 partite ne ha persi 9, quindi è una cosa veramente che ci fa pensare che qualora avesse fatto solo qualche risultato, oggi non parleremo del Roccella che deve lottare per i play-out, ma parleremo con del Roccella che dovrebbe lottare per i play-off. Dispiace perché non si capisce come mai questa differenza notevole fra le partite giocate in casa, anche se c'è da dire che le cose sono cambiate quando veramente la squadra è cambiata, quando sono cambiate tutte le cose. Cambiando queste cose ha fatto sì che il Roccella in casa ha dimostrato sempre di essere una buona squadra con elementi veramente validi e che ci ha portato anche a vedere il Roccella sempre vincitrice nelle partite in casa. Quindi speriamo che cambi, anche perché, come dicevo, domenica è una settimana molto, molto importante, perché il Portici, che ha 2 punti di vantaggio da noi, va a giocare proprio uno scontro diretto con la Palmese, che non può assolutamente fallire questa possibilità di uscire dai play-out, e quindi sicuramente farà di tutto per fare un favore anche a noi. L'importante è che il Roccella continui a fare almeno in casa quello che ha fatto fino adesso. Ha vinto partite contro squadre importanti, non dimentichiamoci l'ultima, mi pare proprio con l'Egea, se non sbaglio. Prima ancora Gela e Acireale, quindi mi auguro che possa fare bene anche domenica, pur giocando contro la prima in classifica, ma l'importante sarebbe almeno non perdere e pensare che il risultato del Portici sarà negativo per poter aspirare a un qualcosa di veramente importante. Pasquale Vozzo.
Allora, mister, leggendo le dichiarazioni, ha detto forse ho caricato eccessivamente la squadra in settimana, ho rilasciato quelle dichiarazioni al termine della partita di domenica scorsa, non mi aspettavo un nervosismo così elevato da parte dei miei. Sì, una squadra ad alta tensione. Ho una chiave di lettura leggermente diversa, anche se secondo me l'analisi fatta dal mister Gesualdo Albanese non è che abbia delle sbavature. Però vorrei sottolineare come col Gela e Roccella in 10 per quasi per mezz'ora, perché pare che Malerba è stato espulso al 22esimo più 6 minuti di recupero. In 10 Roccella è riuscito a fare una partita esemplare, tanto è vero che la stessa platea di quella sera qui in trasmissione ne aveva dato atto. Ieri il Roccella in 10, mi pare che ci sia riuscita in alcuni frangenti della partita a chiudere la Cittanovese nella propria area, tanto è vero che si è procurato quel calcio di punizione che poi ha trasformato lo stesso catalano. E cosa bisogna dire? A mio giudizio bisogna dire che questa squadra ha sofferto senz'altro i primi minuti sulla fascia destra da parte del Cittanovese, cioè la nostra fascia sinistra è stata troppo dimessa, nel senso che le infiltrazioni, le incursioni da parte del Cittanovese erano frequenti e molto 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 pericolose e audaci allo stesso tempo, e questo ha comportato quel gol che ci ha penalizzato. Ma ci ha penalizzato il discorso di andare subito in 10 contro 11 proprio al 15esimo minuto. Noi, la nostra società ha diciamo una linea nei confronti dell'arbitraggio. Se volete, della Moviola. Esatto, se poi potete riproporre l'espulsione. Stiamo aspettando il referto da parte dell'arbitro per capire le motivazioni di questa espulsione, che a volte è difficile. Non sembra un fallo di gioco. Infatti non esiste. No, si reclama probabilmente un fallo di mano in area di rigore e poi il giocatore ha chiesto qualcosa. Allora, la reazione. Possiamo vederlo. Eccolo qui. No, non c'entra niente col fallo. Infatti assolutamente non c'entra nulla. Lo rivediamo adesso. Assolutamente. C'è il direttore di gara che va verso il suo collaboratore e gli dice qualcosa con la bandiera alzata e da lì prende la decisione. Per la verità a me è stato riferito che le proteste sono successive ad un presunto fallo di mano commesso in area di rigore della Cittanovese. Infatti se vediamo le immagini probabilmente c'è. Ma non si vede questo fallo di mano. Vediamolo con attenzione, perché si gira il giocatore magari rallentato, vediamo, ecco qui, vedi? Non lo so se l'impatto girandosi il calciatore. Non fallo di mano, assolutamente. No. Guarda, io rivediamo, non... rivediamo ancora, perché a volte le immagini chiaramente possono. Poi che non ci sia, non è che stiamo qui a dire. Stiamo rivedendo le immagini con attenzione. Vabbè, ma anche se ci fosse il fallo, no. Non è che è stato espulso perché. Ma non è. No, perché dice che gli ha detto una parola. Non può parlare. Allora, ricade al direttore di gara. Sì. Un'imprecazione non raccolta dall'arbitro, che probabilmente era anche più vicino del guardalinee, raccolta invece dal guardalinee dalla parte opposta. Guardalinee che, mi piace sottolineare, sbandiera un fuorigioco del terzo gol e poi invece riabbassa. Vediamo questo episodio. Dico il comportamento un pochettino strano. Perché il collaboratore alza la bandierina, quindi ha sentito qualcosa? È possibile da quella distanza? Ma questo a centrocampo l'ha detto. Dopo qualche attimo, Pino. Ci aspettiamo di capire quelle il gioco era ripreso e il calciatore del Roccella che si trova a centrocampo ha protestato ancora su questo episodio. È opportuno che i calciatori stiano zitti in certe circostanze. Bisogna capire che occorre un comportamento più contegnoso. Dobbiamo rimarcare anche. Figuriamoci, dopo i disastri della VAR di ieri, figuriamoci con una telecamera sola. Sì. No, va bene, ma voglio dire, non è questo poi che abbia. Tanto io chiedo alla nostra regia, quando è possibile, magari se possono sistemare anche la telecamera, perché mi pare che stia uscendo con la testa un po' tagliata, quindi diciamo un attimino anche di sistemare noi dal punto di vista visivo. Certamente non l'hanno fatto apposta per tagliare quel poco di capelli. È vero, mi rimangono quattro, insomma. Ma non è con le recriminazioni e con i piedi stessi che si possono vincere i campionati oppure scongiurare le salvezze, voglio dire, o le retrocessioni. Non è questo il problema. Il problema è che purtroppo una partita che poteva incanalarsi in una, voglio dire, viatico completamente diverso, poi ha avuto
con l'espulsione di Chioca un avvio che ha compromesso poi il Nocera stesso. La difficoltà, a mio giudizio, è una difficoltà di partenza, però questo Roccella, anche lo stesso mister Gesualdo, penso che più albanese, la chiamo per nome perché ha un nome, ecco. Dopo la striscia negativa iniziale, questo Roccella ormai ha, a nostro giudizio, e penso il giudizio di tutti, ha recuperato una certa identità di gioco, che si è vista anche ieri, che si è vista con la Cireale, che si è rivista con il Gela. Ma la chiave sta fuori, Pasquale, è il problema di casa. Fanno punti. La chiave sta fuori, ma infatti per entrare bisogna entrare da fuori per entrare dentro. La chiave sta fuori, speriamo di recuperarla. Però vedi, il problema qual è, Pino? Che non possiamo fare, purtroppo, come fece un certo signore che perse le chiavi e le cercava solamente sotto il lampione, perché sotto il lampione c'era la luce e la chiave va trovata a volte in spazi reconditi, e quindi noi dobbiamo fare questo tipo ma i numeri, quelli che ha elencato Gesualdo, sono eloquenti, no? Su 10 partite 9 sconfitte. Ma se non faremmo dei dibattiti, se dovessimo solamente ragionare sul profilo aritmetico, guarderemmo la classifica e non ragioneremmo più. È logico, i numeri dicono una cosa. Un attimo, facciamo intervenire De Leo, sta seguendo il Roccella. Sì, il Roccella non l'ho mai visto, però lo seguo anche sia in TV che sui giornali. Io sinceramente ho visto che negli ultimi tempi è una squadra in netta ripresa, in particolar modo in casa, ha fatto delle partite eccezionali. Vabbè, ma scusa, dobbiamo intervenire per dire che le cose sono cambiate effettivamente dall'inizio, però è cambiata anche la squadra, perché non dimentichiamoci che alla Roccella sono arrivati elementi validi per poter fare questa categoria, quindi era inevitabile che le cose cambiassero. Sono cambiate in casa, ma ciò si aspettava che cambiassero in generale, sia fuori che in casa. Non dimentichiamo che probabilmente è una delle squadre più giovani della Serie D, per quanto mi riguarda, per quello che so io, e non è facile fare una categoria del genere. No. I giovani sono inseriti in una squadra dove c'è elementi che non sono giovani ma sono over, che sono ragazzi che vengono tutti dalla Lega Pro. Quindi, allora, abbiamo una telefonata. Quindi ci sono gli over che hanno una certa esperienza e i giovani che, se fanno parte della squadra del Roccella, vuol dire che sono validi. Non è che si trovano perché sono giovani, non giocano perché sono fuori quota, giocano perché sono bravi. Quindi voglio dire che le cose sono cambiate dall'inizio, perché non dimentichiamoci che stavamo parlando inizialmente di una squadra che su 7 partite mi pare che aveva perso 6. Quindi le cose sono cambiate, non capisco perché sono cambiate in casa e non devono cambiare fuori casa. Tutto qua. Allora, ascoltiamo questa telefonata, vediamo chi c'è. Pronto? Pronto? Buonasera. Buonasera, con chi parliamo? Sono Romeo. Prego. Chiamo per quanto riguarda la moviola che avevo fatto vedere poco fa. Sì. La ripresa è fatta forse dalla tribuna. Per noi che eravamo nella gradinata, si è visto chiaramente che sul colpo di testa del nostro calciatore, mi sembrava Faello, non mi ricordo, c'è stato uno stop proprio di mano del numero 9 della città 9. Quindi c'era un rigore netto, l'arbitro e il guardalini erano in malafede per tutta la partita. Il pubblico roccellese è stato di una civiltà assoluta. Come se fosse successo per un'altra squadra, sarebbe successo alla fine del mondo per tutta la partita. Stava pure riprendendo il discorso. Mi pare che fosse Ortolini il numero 9, giusto, della città 9. L'amico. Sì, riguardate, il numero 9 l'ha stoppata. Sì, sì. Altrimenti sì. Il colpo di testa. Oddio, le immagini non chiariscono. Non a terra. Qua c'è l'espulsione, la Garofalo è, mi pare, Valentina Garofalo, della sezione di Vibo Valencia. Io ho detto semplicemente, porca miseria. Va bene, dai. Ok, grazie signor Romeo, gentilissimo, grazie del suo contributo. Presidente Geragi, lei sta seguendo il Roccella? Ma a tratti, sinceramente non sono proprio addentrato nel... Comunque so che si sta riprendendo bene, quindi credo che l'obiettivo verrà portato, centrato sicuramente ben presto. Rivediamo, Pino, mi dicevi? Sì, lo stavo vedendo perché c'è un punto dove noi possiamo stoppare un attimo per capire se effettivamente il pallone finisce contro il braccio, ma nulla toglie che deve aver detto qualcosa. Assolutamente. Sull'espulsione non cambia assolutamente nulla, dovrebbe essere questo il momento. Eccolo qui.
mentre si gira il calciatore, di testa o di braccio, ma questo braccio eloquente non lo si vede, non si vede, non si vede da queste immagini, non riusciamo assolutamente, non riusciamo a comprendere. Comunque poi l'espulsione c'è stata anche quella di Faella, è giusto? Quella, ma sono due espulsioni, quella, e domenica arriva il Troina, quella è stata quella di Faella è stata un'espulsione meritata, purtroppo non si possono assumere quegli atteggiamenti nel momento in cui tra l'altro tu esci dal campo perché il mister ti richiama perché sei un pochettino alterato, ecco, e quindi non puoi poi entrare in panchina. Vabbè. Non so se le immagini hanno nervosismo, non le voglio neanche presentare, ma dire quella è stata proprio una responsabilità del calciatore, dovrebbe avere più contegno, come del resto ogni calciatore in campo nel momento in cui viene richiamato ad uscire deve capire perché in quel momento viene richiamato ad uscire. Presidente del di Vangi Pazzano, di Roccella. A tratti anche io lo seguo, come diceva prima il presidente del Bianco, l'obiettivo a mio parere verrà centrato. Senti Pasquale, una domanda, permetto diciamo di certo. Anche perché ci conosciamo da diverso tempo, la settimana scorsa sui social il procuratore di Yeboah mi ha risposto dicendomi che ero poco informato, perché in effetti è stata la società del Roccella a non volere più Yeboah e non viceversa, cioè non era il calciatore che voleva andare via. Come stanno le cose? È stata la società o è stata la decisione del calciatore? Allora noi torniamo su quello che volevo chiedere. Perché a noi risulta che Yeboah abbia fatto due fughe in un paio di settimane raggiungendo Messina. Ora ho andato a mangiarsi un cannolo alla ricotta o qualche cassatina. No, sto parlando di quando giocava a Roccella, Pino. Quindi ha fatto due fughe, cerchiamo di capire. Una volta in Messina si è dato per altre cose, no? Sì. Almeno il cannolo, voglio dire. Forse, o è andato a mangiarsi un cannolo, è probabile pure, o comunque è andato a fare qualcos'altro. Ora, noi non ci permettiamo di insinuare nulla, però anche determinati comportamenti potrebbero essere messi sotto la lente di ingrandimento. Non l'abbiamo fatto, poi mi pare che ci sia stata anche una, voglio dire, repentina accoglienza da parte del Messina nei confronti di Yeboah. Non è che c'è stata qualche problematica trattativa, intricata, travagliata trattativa che abbia portato. Quindi, poi... No, mi viene da pensare che era uno di quei nomi che io avevo citato in quella famosa serata, delle sette calciatori che poi sono andati via da Roccella, o mandati via, o sono andati da soli via, e poi effettivamente avevo ragione io, perché tutte e sette, proprio quei nomi che io ho fatto, erano andati via, e anche Yeboah che si era accordato con il Messina. Ma non torniamo su quei sette nomi, perché lì quella telefonata che io feci quella sera non la feci per i sette nomi, la feci per il per no un... parlavo dei sette nomi, io la ricordo benissimo, sì, il viaggio da Crotone, sì, io infatti, la ricordo bene. Sì, infatti, perfettamente, quei sette nomi, vuol dire, se già la stampa aveva i sette nomi con la partenza di Yeboah, quindi non mi pare che diciamo sia stata la società, ma voglio dire, ormai si era consumata un'esperienza, tutto sommato, a nostro giudizio, abbiamo ringraziato lo stesso Yeboah per le prestazioni che ha offerto alla società, perché questo è il costume di questa società e questo è il percorso che vuole intraprendere questa società in piena e soprattutto nel rispetto anche delle terne arbitrali, perché noi possiamo discettare e discutere, però noi abbiamo un rispettoso ossequio nei confronti di chi in campo va ad arbitrare e lo fa anche con certe difficoltà in taluni campi. Quindi vuol dire, ma quello che è successo ormai è sotto gli occhi di tutti, le abbiamo consegnato alla storia. Vabbè. Ed è doveroso anche questo chiarimento. Intanto prima dicevo che a Messina si andava per studiare, non è che qualcuno voglio dire, abbia magari frainteso. Sì, Gesualdo. No, io dico... Domenica arriva il Torino a Roccella, come dicevamo precedentemente, sembra un po' una squadra che abbia accusato qualche battuta a vuoto di troppo, tant'è che la Vibonese è lì pronta. La posso interrompere, mister, perché mi piace interloquire. Come no? Apprezzo moltissimo poi tra l'altro le sue analisi, c'è sempre da arricchirsi.
Roccella, come diceva Brera, dell'Italia è una squadra femmina, quando non c'è un maschio che lo riesce così a stimolare, magari si esprime poco. E forse noi con squadre come il Gela, come la Cireale, con qualche altra, siamo riusciti magari a esprimerci meglio. Solo questo. No, no, ma le squadre che non sono in testa alla classifica, secondo me, quando giocano contro le squadre in testa, fanno sempre bene, perché non sono obbligati a fare il proprio gioco, a stabilire come mettersi in campo per sbloccare il risultato. Basta solo che si sanno difendere e partire poi con le ripartenze e mettere in difficoltà la squadra avversaria. Il Troina è una squadra che ha avuto mille difficoltà, secondo me, perché non dimentichiamoci che per quanto la Vibonese stia facendo quello che sta facendo, erano 12 punti di vantaggio, quindi vuol dire che si è perso un pochino per strada. Addirittura parlano di squadra che non ha nessuna intenzione a vincere il campionato per i motivi di, naturalmente, economico, piccola cittadina che non ha neanche il campo, tutte ste, anche se io ci credo poco, perché in campo non va la società ma vanno i ragazzi, vanno i giocatori, e quindi per quanto poi a fine anno la società possa dire non ci interessa la categoria superiore, noi intanto diamo il meglio, perché poi a fine anno io sono un calciatore e ho fatto parte di una squadra che ho vinto il campionato. Però ripeto, il Troina è sempre una buona squadra, un'ottima squadra, ha avuto qualche difficoltà, ma questa difficoltà secondo me l'ha avuta perché la rincorre una squadra più forte forse del Troina, che è la Vibonese. Quindi non dimentichiamoci che è una squadra che ultimamente intanto è riuscita a vincere ad Acireale, una partita molto importante, aveva vinto in casa con, mi pare, col Cittanova 3-0, quindi ha avuto qualche difficoltà, però è una squadra che secondo me può avere mille difficoltà se il Roccella gioca, se interpreta bene la gara e gioca con quella determinazione, con quel ritmo, con quell'aggressività che può portare in difficoltà. Perché la partita che abbiamo vinto in casa non tanto con la Cireale, che è stato un disastro la Cireale, ma anche con la col Gela. Sembrava una squadra di categoria superiore, il Roccella, una squadra che non valeva niente il Gela. Abbiamo vinto perché proprio l'abbiamo aggredita, non l'abbiamo dato possibilità assoluta di poter esprimere quella capacità che ha nel giocare. Certo. Quindi dipende tutto da loro. Intanto quando sono quelle, c'è una capacità di interdizione, vuol dire interrompere il gioco avversario, riesce a imporre il tuo. Quindi già questo qui è un passo avanti. Ma questa di domenica sarà una classica partita in cui Roccella avrà tutto da guadagnare, nulla da ma perdere. Ma vedi, posso ancora dire le difficoltà, sì, per brevemente, esempio, così andiamo in no, brevemente, diciamo che le difficoltà che ha avuto Roccella, che abbiamo detto vergognoso, è stato quando ha giocato contro il Cittanova. Ma una squadra che gioca, il Cittanova gioca Roccella, si mette in area di rigore, sparacca avanti la palla per cercare di non subire, e quindi chi ci gioca contro, se non dimostra di avere veramente qualità, ha difficoltà a vincere la partita. Mentre se tu giochi contro una squadra che è in testa alla classifica o nella posizione alta, non viene a Roccella per difendersi, viene per giocare, e quindi ti dà l'opportunità di poter giocare come se tu... Vedremo se il Roccella si confermerà ancora domenica prossima contro il Troina qui in casa. Certo che al momento bisogna assorbire questa brutta batosta, questa sconfitta pesante per come è maturata, soprattutto perché ha giocato male il Roccella, e quindi anche pieno merito va dato alla cittanovese di Mister Zito, che esce fuori da una situazione davvero delicata dopo che aveva perso anche nettamente contro il Messina. Noi abbiamo ora la prima incombenza pubblicitaria, poi ritorneremo. Parlava prima Gesualdo Albanese di calciatori, di allenatori. Ci sono delle dichiarazioni molto forti che ieri ha rilasciato Natale Ianni, tecnico del Reggio Mediterranea, al collega Antonello Merenda. Poi ascolteremo l'intervista, una parte dell'intervista. Era arrabbiato con i suoi calciatori perché il Gallico Catone effettivamente ieri ha meritato di vincere il derby della città di Reggio Calabria, ha battuto il Gallico Catone e Reggio Med per 3-0 sul campo di Palmi, quindi a fine gara anche le proteste contro i suoi calciatori, ripetiamo, di Mister Ianni, che ascolteremo tra poco. Prima però andiamo in pausa pubblicitaria e seguiremo anche il servizio sull'Ocri Cotronei e Castrovillari Siderno. Regia. Stocco e Stocco Cittanova, numero 1 per servizio e qualità, vi aspetta nel nuovo punto vendita a Bianco, in via Cristoforo Colombo, sulla statale 106. Tutti i giorni, direttamente da Cittanova, Stocco e Stocco approvvigiona il tuo punto vendita più vicino, a Bianco e a Siderno. Stocco e Stocco Cittanova, il piacere di gustare lo stocco, ma quello buono.
And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear. Mimmo Salerno, Corso della Repubblica, Siderno, classico e casual uomo-donna. Full Travel Service, via Cesare Battisti, Siderno, agenzia viaggi, biglietteria aerea, ferroviaria, marittima, pacchetti turistici, crociere, autonoleggio, motonoleggio, navette aeroporti con trasferimenti da e per Lamezia Terme, viaggi in bus da moltissimi anni al top per quanto riguarda tutto il settore turistico e non, personale competente e disponibile per ogni vostra esigenza. Full Travel Service, via Cesare Battisti, Siderno, viaggiare sicuro. Stessa grinta, stesso spirito, stessa forza. Quando incontri un'emozione che ti somiglia, non puoi fare altro che viverla. Guida Giulietta Diesel 120 cavalli. Oggi con finanziamento meno 1000 FCA Bank è tua a 17.500 euro. Calauti veste gli spazi del vivere. Calauti e ceramiche, arredo bagno, parquet, porte e scale. L'estate che ricanterai, il giorno che ricorderai. Calauti, il calore che piace alla natura, ti propone caminetti, stufe a legna e a pellet. Calauti si trova a Marina di Gioiosa Ionica. Visitalo in anteprima attraverso il sito web calauticeramiche.com. Semplicemente come sei, esattamente. Abamed, medicina estetica, bioingegneria dello sport. A Bovalino, cosa facciamo? Ci prendiamo cura della tua bellezza. Carbossiterapia, RF medicale corpo, luce pulsata corpo, mesoterapia, peeling chimico, biorivitalizzazione, RF viso, luce pulsata viso, ossigeno zono e mesoterapia ed ancora esame baropodometrico computerizzato del piede. Abamed, medicina estetica, bioingegneria dello sport, a Bovalino. E rieccoci, rieccoci per la seconda parte di Tutti in Campo. Ora parliamo del campionato di eccellenza, lo facciamo con il nostro Gesualdo Albanese. Mi pare che questo campionato Gesualdo abbia ormai preso definitivamente la piega verso Locri, visto che la formazione di mister Scorrano ha vinto nell'anticipo contro il Cotronei e il Siderno ha perso ieri a Castroviller, quindi a più 9 effettivamente è un bottino che lascia dire sonni tranquilli sia alla società, chiaramente, che aveva programmato la vittoria del campionato, a mister Scorrano, anche se manca il supporto della matematica, quindi è chiaro che... Assone? Sì. Sì, non volevo solo dare i nomi per quanto riguarda il giocatore della domenica, che non l'abbiamo dato. Sì. Allora, no, ricoverato subito dalla regia, eccoli qua, li diamo subito in tempo reale. Postolino della Cittanovese, poi ancora Barillaro Cittanovese, ci sono già votazioni 8% per lui, poi La Villa Palmese, Libri e Carbone dell'Ocri, Audino della Bovarinese,
Iria e Bisaro della Stilese, e ancora Zaccaria e Galletta del Brancaleone e Versace del Bianco. A te. Vai. Ok, no, stavo dicendo, allora è chiaro che a Locri, fino a quando non ci sarà il supporto della matematica, cercheranno così di spegnere facili ardori. Locri è diventato SRL, sì. Anche questa è una notizia importante. È giusto anche da questo punto di vista tenere sempre in considerazione che il campionato finisce quando ci sarà il supporto della matematica, però a questo punto solo il Locri può perdere il campionato. Sai, non sono tanto i punti di distanza che c'è fra il Locri e le squadre che rincorrono. Secondo me le difficoltà sono per tutte le altre squadre, perché il Locri è una squadra, come abbiamo detto sin dall'inizio, che non fa parte di questo campionato. È una squadra che l'anno prossimo potrà fare la Serie D senza nessuna difficoltà e senza cambiare grandi giocatori. E secondo me l'unica squadra che avrebbe potuto dargli veramente fastidio è una squadra che sta dimostrando veramente di avere delle grossissime qualità, è un allenatore che sta dimostrando che ha tutte le qualità per mettere in difficoltà chiunque, parlo del Castroviller. Se l'allenatore l'avesse cambiato qualche domenica prima, oggi Locri probabilmente sarebbe primo, ma con un Castroviller non a 10, quindi 13 punti, ma sicuramente là vicino per poter metterli in difficoltà fino alla fine. Castroviller che sei partite che è arrivato Ferraro ha vinto 5, ha pareggiato 1, quindi ecco la dimostrazione che continuo sempre a dire, con tutto il rispetto che ho dei dirigenti, che il merito è sempre dell'allenatore e il demerito è sempre dell'allenatore. Allora vediamo subito le immagini, cerchiamo di smaltire anche il carico di contributi che abbiamo, vediamo il servizio di Anna Maria Implatini su Locri Cotronei, regia. Locri Cotronei vale l'ipoteca sul torneo, scorrano in tribuna, per cui il confronto panchina è pari al binomio Quattrone-Morelli. Morelli sì, che si mette in gioco in quel di Locri e ne esce con il sorriso comunque, perché in Amaranto vince chi fugge e il Locri anche sabato ha spiegato le vele. All'ottavo conclude Carbone a distanza dopo un'azione di ripartenza guidata da Lanza, interviene tra i pali in volo Sestito che sullo sviluppo dell'azione derivata si oppone a Puntoriere da distanza ravvicinata. Al sedicesimo Giovanni Libri per il vantaggio casalingo, un pallone difficile da gestire, servito con maestria da Matteo Carbone in diagonale verso la porzione destra dell'area di rigore, spalle alla porta per il capitano Amaranto che traduce un diagonale sul palo opposto dove Sestito non arriva. Al ventinovesimo il Locri manca l'appuntamento con il raddoppio su invito speciale di Lanza che dalla destra taglia l'area con un cross, di poco in ritardo Puntoriere. Al decimo minuto il Cotronei prova il secondo affondo della ripresa, eloquente questo con Colosimo che scarica un destro a sfiorare la traversa. Bomber russo su cui Coluccio ha un occhio di riguardo, raramente ha libertà di gestire palloni, allora ci pensa Colosimo al quattordicesimo, ma svirgola una rovesciata. Al diciannovesimo ancora Cotronei nel suo momento migliore, ma manca il gol a cielo aperto con Mercuri, assist teso per lui a tagliare l'area di porta, Galluzzo è sul primo palo per l'azione che si svolge sulla fascia sinistra, Mercuri a destra libero di appoggiare, ma la sponda è di angolo troppo ampio. Al ventiquattresimo azione lunga per il Locri, portapalla il difensore centrale Coluccio, poi un giro di rimpalli e Carbone apre per Ruggero che manda alto. Al venticinquesimo ancora occasione creata per Pino Ruggero, reputato in offside. Al ventottesimo minuto di gioco Galluzzo si oppone a Liperotti e 5 minuti dopo Ruggero serve Carbone, discesa centrale per il fantasista che insacca nell'angolo basso d'interno. I conti si chiudono al quarantesimo, li fa Maione che rompe l'idillio di Galluzzo, comunque entrato nella storia. Allora, intanto due giocatori su tutti, parliamo di Gianni Libri che è un locrese puro sangue, che è stato sicuramente il migliore in campo
contro il Cotronè e poi questo grande trascinatore, come si sta rivelando, Matteo Carbone. Negli spogliatoi le interviste di Anna Maria Implatini, seguiamole. Mister Morelli ha detto: loro ci hanno rispettato, non hanno giocato da capolista disinteressata, ma ci hanno temuto anche in alcune parti di questa gara difficile. Ma sì, ma noi come tutti del resto, noi non siamo una squadra che è abituata a sottovalutare nessuno, non è nel nostro DNA, non è quello che noi cerchiamo di trasmettere, il rispetto verso ogni avversario è la prima cosa. Poi chiaramente il Cotronei sapevamo essere comunque una squadra importante e sapevamo soprattutto che sarebbe venuta all'Ocri per giocarsi le residue, probabilmente speranze di rimanere agganciato un po' alla vetta della classifica, quindi chiaramente sapevamo che comunque da parte nostra ci sarebbe stata un po' più di, abbiamo preparato la partita per giocarcela un po' più con pazienza, diciamo, senza avere grande interesse a chiudere il prima possibile, proprio per questo motivo, perché avevamo il vantaggio comunque di avere una classifica migliore e sapevamo comunque di affrontare una squadra che stava anche bene, che era in salute in questo momento. Nel primo tempo superiorità della squadra dell'Ocri, del portiere del Cotronei. Assolutamente sì, poi è chiaro che nel secondo tempo ci sta pure che un po' si aspettavamo comunque che il Cotronei sarebbe venuto fuori, perché chiaramente noi il primo tempo avevamo provato la partita proprio in questa maniera, cercando di aggredirli subito e chiaramente se era possibile anche riuscire magari anche a fare uno o più di un gol, proprio per cercare già di incanalare la partita nel binario giusto. Ci siamo riusciti, solo un gol grazie anche alle parate di Sestito, che ha comunque tenuto a galla il Cotronei nel primo tempo, e poi nel secondo tempo chiaramente abbiamo un attimino sofferto quella che era la logica probabilmente riscossa del Cotronei, che avrebbe giocato il tutto per tutto per cercare di raddrizzare questa partita, e se non fosse stato per quel gol preso così un po' in modo onestamente, che ci ha dato un attimino di fastidio, non tanto il fatto di aver preso il gol, che ha interrotto magari anche quella che era il famoso record che ormai si parla da parecchio, ma è soltanto il modo in cui è venuto che ha dato un po' fastidio, perché una squadra come la nostra non deve prendere gol in quella maniera, ecco, solo quello, e poi ha dato un po', ci ha fatto un po' vivere in tensione gli ultimi istanti della partita, però credo che il risultato poi alla fine sia giusto, probabilmente i valori in campo si sono visti, insomma. Sì, c'era stata un'azione anche molto più limpida prima per il Cotronei, prima del gol, con palla tesa in area di porta e con sponda mancata per fortuna dell'Ocri. Se sofferenza c'è stata, come dicevi, in che cosa? In una squadra, il Cotronei, che nel secondo tempo ha ripreso ritmo in toto, nell'entrata di Carbone, oppure nella bella gara che ha fatto Mercuri sulla fascia sinistra? Sì, ma guarda, un po' tutto, perché ci sta anche il fatto, ripeto, che la qualità dei giocatori del Cotronei la conoscevamo, insomma, noi la partita l'avevamo anche preparata, sapevamo della pericolosità di Mercuri, sapevamo della pericolosità di Colosimo, di Russo, insomma hanno una batteria di attaccanti di primo livello, per cui la capacità, la forza così offensiva di questa squadra la conoscevamo, e quindi è proprio per questo motivo, ti dico, noi avevamo cercato di impostare la partita in modo tale da essere subito il primo tempo di entrare già con grande aggressività per cercare di chiuderla il prima possibile, per poi appunto gestire quello che sarebbe stato la logica riscossa, insomma, di questa squadra. Alla fine poi c'è stato anche un inevitabile calo probabilmente di tensione, perché secondo me sul 2-0 abbiamo un attimino mollato anche mentalmente, ci siamo un po' abbassati, e quella è un'altra cosa che magari una squadra come la nostra in altri momenti riesce a gestire bene, forse in questo momento, avendo comunque, ripeto, di fronte una squadra di un certo livello, magari, ecco, abbiamo preso gol solo ed esclusivamente per questo motivo, altrimenti in altre situazioni questa squadra la partita sarebbe finita 2-0, una volta fatto il secondo gol per me la partita era chiusa. Anche se lo studio dell'Ocri è durato un po', cioè l'intera prima fase, nella seconda fase è entrato un Cotronei diverso in campo, molto più volitivo, molto più spumeggiante, e ha prodotto una serie di azioni, effettivamente soprattutto la fascia sinistra dell'Ocri è andata un po' in crisi per le scorribande di Mercuri. Sì, comunque io penso che al di là
dei meriti nostri sono stati molto i meriti del Locri nella prima frazione, perché ci ha pressato tantissimo su tutte le zone del campo, non ci ha fatto ragionare. Poi invece, diciamo, nel secondo tempo siamo stati bravi noi così ad aprire un po' il gioco e abbiamo creato delle difficoltà ad un Locri che io credo non... il fatto di aver subito solo 7 reti, se non sbaglio, la dice lunga. Le individualità oggi credo che abbiano fatto anche la differenza in alcune circostanze. Per il resto io mi tengo soprattutto una buonissima prestazione della mia squadra nel secondo tempo e mi lascio ben sperare per il futuro. Sai, devo dire anche che io non posso permettermi il lusso di perdere tre uomini come Porpora, Rabbi e De Martino nel mio organico, sono molto importanti nell'economia della squadra. Oggi così le loro assenze in alcune circostanze si sono fatte pesare, soprattutto dal punto di vista della personalità, in alcune circostanze. Ma lei ha il bomber russo, sono stati bravi loro a tenerlo d'occhio seppur a distanza, quindi Coluccio, senza perdere naturalmente l'identità con la propria linea difensiva, o è stato lui che ha subito un attimino il clima della casa della capolista? No, io credo che non scopriamo noi la bontà della difesa del Locri. Russo è un giocatore importante, loro sapevano come noi giocavamo e sinceramente ho visto anche che ci hanno temuto in alcune situazioni, come è giusto che sia, anzi io apprezzo il fatto che il Locri ci abbia così rispettato, perché da prima in classifica tante volte 10 punti di distacco ti poteva snobbare, invece questo non lo hanno fatto, anzi sono stati molto bravi a stare in partita, umili a rincorrerci in alcune circostanze, ed è un merito loro. Io ripeto, da parte nostra vogliamo continuare su questo campionato, cercheremo di raggiungere i playoff e un piazzamento speriamo migliore possibile. Gran primo tempo del suo estremo difensore, portiere Sestito. Che cosa ha intenzione di fare, mister? La verità, lei oggi mira? No, io miro insieme alla squadra a rimanere nei playoff. Questo sinceramente oggi lo dico, dopo aver costruito questo nostro campionato così, sarebbe un peccato non portarlo a termine. Ci proveremo, ci sono squadre che spingono dietro come l'Acri, lo stesso Gallico, insomma ci sono Castrovillari, però io credo che con il nostro lavoro, con la nostra voglia, con la nostra fame raggiungeremo questo obiettivo. Sono le 22:38, abbiamo ancora tanti servizi da farvi vedere, quindi chiaro anche gli ospiti che certamente faremo parlare poi più tardi, anche quando tratteremo il campionato di rispettiva pertinenza. Andiamo ora a seguire il servizio su Castrovillari Siderno del collega Carlo Catucci e poi anche brevissime interviste con mister Ferraro e con Coris del Siderno. Regia. Continua la serie positiva del Castrovillari di Patron di Diego con la vittoria sul terreno amico contro il Siderno dell'ex Coris. 3 punti molto importanti per la corsa al secondo posto in classifica, detenuto proprio dall'11 di mister Galati. La cronaca del match ci porta al minuto 10 e 20 secondi, Canale sfonda sulla sinistra, scarico per Monterio in piena area di rigore, il destro dell'attaccante rossonero finisce alto sulla traversa. Al 13° ci prova Grosso dai 25 metri, para in due tempi il numero 1 del Siderno. Al 16° il signor Costa di Catanzaro assegna un penalty al Castrovillari per un evidente fallo di mano del centrale ospite su cross dalla destra di Monteiro. Sul dischetto si porta Michele Canale che si fa parare però il tiro da Stellitano. Continua così la sagra dei rigori sbagliati, ormai ben 4 dei rossoneri. Sugli sviluppi del calcio d'angolo, Monteiro, nel tentativo di divincolarsi da Luciano, lo colpisce con la mano destra. L'arbitro non concede l'involontarietà al giocatore e lo espelle con un rosso diretto. Al 23° ancora Castrovillari. Il tiro cross di De Lucia dalla destra per poco non sorprende Stellitano. Al 24° Canale ruba palla nella tre quarti ospite, guadagna qualche metro il numero 11 rossonero, poi carica il destro che impegna Stellitano.
Al 33esimo arriva la prima azione offensiva del Siderno. Coris prende palla sul cerchio di centrocampo, 40 metri, palla al piede, scarico al limite dell'area per Luciano. Il sinistro perentorio del capitano ospite, a colpo sicuro, trova uno strepitoso Di Cara che si salva in calcio d'angolo. Al 40esimo arriva per il Castrovillari il meritato vantaggio. Catania guadagna un calcio di punizione sull'out sinistro. De Simone disegna una traiettoria a rientrare per Miceli che di testa fulmina Stellitano. Mette le cose a posto il capitano e porta in vantaggio l'11 rossonero, in debito con la fortuna fino a quel momento. Gol! Il capitano! Miceli! Miceli porta in vantaggio il Castrovillari. A tempo scaduto prova il jolly Okorogi dalla lunga distanza. La palla finisce alta sulla traversa. Termina così, dopo 2 minuti di extra time, il primo tempo con il Castrovillari in vantaggio per 1-0. Nei secondi 45 minuti il Castrovillari entra sul terreno di gioco con il chiaro intento, benché in inferiorità numerica, di chiudere la partita. Al primo minuto, sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Catania prova la girata di testa. La palla attraversa tutto lo specchio della porta senza trovare la deviazione di qualche compagno. Al nono il Castrovillari si procura un calcio di punizione da buona posizione. Sulla palla De Simone prova il giro, la barriera respinge e il più lesso di tutti è ben in casa che di destro impegna Stellitano. Al 15esimo brivido in area rossonera. Minici chiede il dai e vai a Coris che lo smarca a pochi metri da Di Cara. Fulmineo il destro del giocatore ospite, monumentale la risposta del numero 1 rossonero che di fatto salva il risultato. L'ultimo brivido al 51esimo, Ciccone serve sulla destra a Kpan, il cross in mezzo del numero 7 ospite trova la deviazione di Della Guardia che per poco non beffa il proprio portiere. Dopo 7 minuti di extra time obiettivamente eccessivi termina il match. Con questa vittoria i rossoneri vedono sempre più vicina la seconda piazza. Domenica prossima c'è Amantea Castrovillari e Cotronei Siderno. Sognare non è peccato. È strano, ma lo sapevamo che fosse strano il calcio, perché abbiamo avuto l'opportunità di andare 1-0 sopra e quindi probabilmente disputare una partita anche diversa. Invece ci siamo trovati a sbagliare il rigore dopo un minuto in 10 in inferiorità numerica. Devo dire che però queste partite danno dei segnali importanti ad una squadra, perché vuol dire che c'è uno spirito giusto, vuol dire che c'è una voglia di fare qualcosa di importante per la società e per il pubblico di Castrovillari, vuol dire che c'è un'anima di squadra, vuol dire che la squadra è anche equilibrata, perché anche in 10 poi alla fine è vero che era normale dovessimo concedere campo, però penso che veramente non abbiamo rischiato praticamente nulla, quindi credo che c'è stata anche una buona organizzazione difensiva, e per cui vittoria meritata, sudata, perché comunque ci siamo complicati la vita e non sto qui infatti a discutere decisioni arbitrali, magari me la prendo un po' forse col mio calciatore se avrà fatto qualcosa, non lo so, però per indole tendo sempre a non scaricare sugli altri ma a pensare quel qualcosa che abbiamo sbagliato noi. Non dobbiamo assolutamente permetterci il lusso di rimanere in 10, quindi anche questo poi lo andremo a verificare. Dal punto di vista della gara credo che sia una gara che ci possa dire che possa essere che il Castrovillari cieco, che continua un suo percorso di crescita, quello che ho sempre detto, perché poi un allenatore secondo me non può fare i commenti solo in funzione del risultato, dei risultati. Gli allenatori siamo giudicati per i risultati e lo so benissimo, però io dico e ribadisco che questo, noi abbiamo necessità di diventare squadra, una buona squadra, dopodiché probabilmente se chi ci sarà davanti sarà raggiungibile, quantomeno dobbiamo disputare i playoff, però dobbiamo arrivare a disputare i playoff nella consapevolezza di essere una squadra importante e di poterli eventualmente vincere, ma quello che ora importa chiaramente oltre al risultato è quello di vedere un percorso di crescita che secondo me oggi ha segnato uno step in avanti. Come l'ha vista? Sinceramente per il risultato siamo un po' delusi, perché comunque volevamo fare un altro tipo di partita, però il Castrovillari ha dimostrato di essere una squadra veramente importante, anche in 10 è riuscita a fare gol e a portare a casa 3 punti, perciò che c'è da dire, quando una squadra vince c'è solo da fare gli applausi, noi siamo rammaricati.
Allora, dobbiamo limare necessariamente per esigenze temporali anche qualcosa, quindi toglieremo dal palinsesto, e lo anticipo anche in regia, qualche servizio, qualche contributo. Allora, Gerace, a bianco siete pronti per affrontare questa promozione qualora doveste battere il Città di Rosarno? A questo punto pensiamo che sia questa la squadra da battere, o ci sono delle altre? A parere mio ci sono altre due squadre, secondo me. Io vedo bene l'Archi, perché è una squadra tosta, è una squadra di categoria. Invece il Rosarno e il Pellaro li vedrei paradossalmente meglio in promozione che in prima categoria. In prima categoria ci vuole più cattiveria, e l'Archi, il Bianco e la Cillese sono quelli che più convincono. Sì, De Leo, allora, costruire questo organico di prima categoria vi siete basati, perché ricordiamo che il Bianco ha avuto anche squadre composte da calciatori che provenivano da fuori zona, no? Invece voi, con una politica gestionale anche molto oculata, siete riusciti a organizzarvi e state risalendo piano piano nei campionati che più vi competono. Sì, ma noi quest'anno praticamente abbiamo avuto qualche difficoltà. È vero che abbiamo mantenuto la squadra dell'anno scorso ed è stato più facile poi, con qualche innesto quest'anno, ad aggiustarla. Ma è pur vero che su una rosa di 22 elementi noi abbiamo calciatori di Bianco, abbiamo 4-5 elementi solamente. E per un paese che fa la prima categoria diventa difficile andare a trovare per la prima categoria giocatori che poi paradossalmente vogliono anche prendere qualche 100 euro in meno e giocare in promozione e non venire in prima e scendere di categoria. Cioè, detto questo, noi siamo riusciti comunque ad allestire una squadra importante, siamo arrivati a dicembre in un ottimo posto di classifica, abbiamo fatto quattro calcoli con la società e con il mister e abbiamo puntellato la squadra, perché abbiamo preso Morabito che viene dalla Bovalinese, abbiamo preso l'altro Morabito, l'attaccante, che era con l'Africo, abbiamo preso Terranova, che è un fuoriquota, che era appetito anche da Roccella, pare, e poi per ultimo siamo riusciti a portare a Bianco il fuoriquota Gelonese, che l'anno scorso era al Ponsacco in Serie D e ha scelto il Bianco come società anche per rivalutarsi, e noi l'abbiamo preso, cioè, con piacere. L'allenatore? L'allenatore è Ciccio Criaco, che sta facendo un lavoro eccezionale. Io sinceramente da 4-5 partite, per la mole di lavoro che sta facendo ogni settimana, io facevo fatica a capire il perché questa squadra non riusciva, perché per 10-15 minuti o nel primo o nel secondo tempo c'era una pausa pazzesca dove noi andavamo a subire la squadra avversaria. E per il lavoro che sta facendo io non riesco a capire perché succeda questo, cosa che non è successa ieri, perché ieri siamo riusciti a giocare dal primo minuto fino al 90esimo giocando un calcio importante e mettendo sotto la squadra, una squadra come la Bovese, che comunque, ripeto, per quanto mi riguarda non è una squadra che può occupare quel posto in classifica. Certo. Presidente Geragio, quanti siete in società come dirigente? Allora, noi siamo 74 soci ad oggi. Quindi è una bella società. Perché credo che oggi è difficile fare calcio, quindi trovare due o tre persone che sponsorizzino, certo, per un intero campionato, anche se di prima categoria, credo sia molto difficile. Quindi abbiamo pensato di allargare a più soci questa società, fare una specie, certo, di cooperativa, in modo da poter fronteggiare a tutte le spese tranquillamente fino a fine. Settore giovanile lo fate? Settore giovanile, sì, abbiamo iniziato un'importante scuola calcio, siamo e affiliati con la Segato di Reggio Calabria e di riflesso con la Juventus, quindi stiamo cercando di fare qualcosina di importante per come merita il paese. Certamente ieri sera, guardando la domenica sportiva, mi è venuto in mente quello che io continuo a dire non so se l'hai guardata, l'hai vista ieri sera, ho visto qualcosa. Allora, la domenica sportiva ha trasmesso la partita di una squadra dilettantistica di prima categoria. Perché alla domenica sportiva? Sì. Perché tutti gli elementi dello stesso paese,
quello che dovrà fare, dovranno fare, e continuo a dirlo, tutte le squadre che giocano nelle categorie dilettantistiche devono essere per forza queste. Visto le difficoltà economiche, visto che non c'è assolutamente possibilità di fare calcio se non fai un settore giovanile, se non fai una squadra del posto e una squadra di giovani. A Bivongi invece è Pazzano, questa società che raggruppa due paesi vicini. Sì, c'è da dire, anche sì, c'è da dire che all'inizio del campionato abbiamo anche noi avuto un po' di problemi, però ci siamo riuniti, abbiamo allargato il direttivo, abbiamo cambiato il mister, il nuovo mister Ernesto Franco, e stiamo lavorando tutte le domeniche, tutti i giorni, certo, in modo che usciamo da questa zona bassa della classifica. I risultati si stanno vedendo. Quanto siete dirigenti? Lì siamo 14. E fate anche la sì, facciamo calcio. Lì anche il settore giovanile. C'è, ora abbiamo un Tavernite Domenico, che è anche un nostro giocatore che gioca nella prima squadra e ci sta dando una grossa mano d'aiuto per quanto riguarda il settore giovanile. Ma puntate di raggiungere la Stilese oppure pensate che... No, ora puntiamo a salvarci e poi si vedrà. Pino che conosce bene. Il campionato è lungo, quindi... Il vero problema per quanto mi riguarda è che è difficile trovare calciatori, perché adesso, cioè questi giovani di oggi... Non lo so, sono attratti da altre cose. Cioè, basti pensare che noi negli anni '80, quando si faceva un torneo a bianco con quattro squadre, noi riuscivamo a fare quattro squadre competitive. Va bene? Adesso non si riesce a trovare 11 persone a fare una squadra soltanto. Cioè, Effettivamente, ma anche se per la verità in quegli anni era più facile trovare anche giovani che si accostavano al gioco del calcio, cioè magari. Parlo di bianco in particolare, che a livello di strutture il bianco chissà cosa è cambiato. All'epoca c'era il campo di calcio, oggi c'è solo il campo di calcio, non è che c'è il palazzetto dello sport dove si può fare, non so, pallavolo, basket piuttosto che un altro sport, è che sono attratte da internet, dai telefonini, altri interessi. Diciamo che non c'è più forse la voglia di sacrificarsi. Non c'è la passione. Le interviste che noi ascoltiamo di allenatori che allenano in Serie A, ultima quella di Giampaolo della Sampdoria, che si lamentano tutti dicendo che la nazionale non fa bene in quanto non ha a tutti gli stranieri. Ma fare un settore giovanile oggi, io ho fatto la primavera per 3 anni. Non ho mai avuto un ragazzo straniero, né tantomeno andando a incontrare Milan, Inter o Bologna e compagnia bella, non c'era neanche uno straniero. Ora adesso se tu guardi il settore giovanile, guardi la primavera di qualsiasi società, di qualsiasi squadra, sono più gli stranieri che... Ma perché? Perché una volta è come quando facevo calcio io. Per noi il calcio era tutto. Oggi, come diceva giustamente, il calcio non è o hai una grandissima passione e rinunci a tutto, oppure non puoi fare calcio. E visto e considerato che sono pochi quelli che riescono a rinunciare a tutto, ecco il motivo per il quale il calcio si sta allontanando moltissimo dai giovani. Pino, ci sei? Infatti, sì, prego. Infatti il compito che stiamo cercando di utilizzare noi come dirigenza è quello di aggregazione sociale e pratica sportiva. Certo. Ribadisco che le porte del campo a Bivongi sono sempre aperte a tutti i ragazzi che vogliono giocare e fare sport. Pino, ci sei? Sì, allora andiamo a dare un'occhiata a come si sta evolvendo il sondaggio. Sì. Perché c'è un ribaltamento, c'è il calciatore della Stilese che va avanti con il 45%, Bisaro si chiama, e poi Carbone al secondo posto con il 25%. E poi vi volevo fare vedere un qualcosa, perché si è parlato tanto ieri di VAR, no? Degli errori arbitrali, e la soluzione che io ipotizzo potrebbe essere questa, eccola qua, facciamola vedere regia. Moreno. Questa è la migliore soluzione secondo me. Sì, lui vede doppio per la verità. È vero. Allora, ho qualcosa da far vedere per quanto riguarda dei quotidiani d'epoca, e quindi date sì, un attimo. Leggilo che poi andremo in pausa pubblicitaria. E allora, li facciamo subito, non riguardano lo sport, però riguardano la nostra zona, e sono... giornali davvero datati, parliamo degli anni 60, ma vedo non si vede assolutamente nulla, quindi Antonio Riggio dammi lumi su come fare, eccolo qui, è che è arrivato, uno è questo, facciamolo vedere, è una roccella di tanti anni fa,
dove ancora il corso, la via Roma Nuova, non esisteva, quindi un budello sulla statale 106 nell'abitato di Roccella Ionica. Andiamo a vedere le altre, vediamo, eccone un'altra. Allora, siamo sempre negli anni 60, questo è il 1962, ma non è questa la foto che dobbiamo far vedere, è l'altra, quella a fianco. Ecco, questo qua è un qualcosa che è stato negato a Cirella di Platì, ed è proprio un'istituzione come la scuola, perché è stata completamente tagliata. Già all'epoca questi paesi erano completamente penalizzati. E ancora, questa è una data storica, perché siamo nel 1962, dell'affondamento dell'Andrea Doria, quindi abbiamo giornali datati che questa settimana però non abbiamo l'ausilio delle pagine sportive. A te, Antonio. Ok, Pasquale. Oggi si sono presentate le liste, si voterà il 4 di marzo, questa volta, giusto, la digressione, dico, no, dico, questa volta, questa volta hai deciso di non partecipare, o comunque da esterno darai il tuo contributo? No, io mi sto dedicando ora al calcio perché mi appaga di più. La politica invece? Il calcio che l'Ippica, Pasquale. Certo, è meglio il calcio che l'Ippica, senz'altro. La politica l'abbiamo. Ma perché non ci sono cavalli? Altrimenti ci fossero i cavalli. E ci fossero anche Pasquale, perché ora. Scherziamo. Perché tra l'altro ora i campi sono di sintetico, manco d'erba, voglio dire, per cui. Bene. Allora, vorremmo dare un'informazione. Comunque, se posso aggiungere qualcosa riguardo. Prego. Posso mettere. Sì. Pino, la digressione sempre su radici, voglio dire, è nel tuo elicoidale cromosomico. Dunque tu voglio dire, metti mano, c'è sempre qualcosa che riporta la tua particolare vocazione giornalistica. Ritornando al discorso di mister Albanese, io considero positivo il fatto che debbano essere così coltivati i vivai autoctoni, perché poi è quello che dà linfa vitale alle squadre. Però ci vuole, a mio giudizio, molta competenza in questo, perché riuscire a portare su una generazione di ragazzi attraverso un'aggregazione sana, mi pare che c'è anche un certo dispendio di energie da parte della società. Io penso che alcune società rinunciano a fare questo perché reputano magari più economico riuscire a trovare altrove già delle individuare magari i giocatori, e questo è un costo minore per loro. Se invece, questa è una mia interpretazione, se invece il calcio, e quindi una società, si pone anche una funzione sociale, che è quella di fare aggregazione, di fare crescita, e quindi far gravitare intorno alla società non solo, diciamo, il calciatore che cresce, ma anche le famiglie, anche futuri arbitri, anche futuri tecnici, perché no? Perché le aspirazioni poi nel tempo, voglio dire, possono anche modificarsi. Ecco, questo significa riuscire veramente a svolgere qualcosa di importante per una comunità. Però, ripeto, non è tanto semplice, perché oggi il calcio è diventato anche, diciamo, costoso sotto ogni profilo. Capito, ma noi le società lo fanno diventare. Ma sono d'accordo con lei, le società lo fanno diventare ancora più costoso. Certo, lo fanno. Perché se una società di promozione o anche di serie D va a prendere ragazzi che sono adesso quelli fuori quota e va a prendere ragazzi da fuori, è ovvio che sono bravi. Però il problema è che questo ragazzo che viene da fuori, bisogna dargli qualcosa per poter stare a 500 km da casa, devono dare vitto e alloggio. E in più, anche la cosa più importante, che il ragazzo che viene da fuori o lo devi comprare, oppure se viene solo perché a fine anno lo valorizza e se ne va. Esattamente. Ecco il motivo per il quale io continuo a dire che non possiamo fare calcio in questo modo. Ma sono d'accordo, perché poi tra l'altro questi calciatori non sono capitalizzati nell'ambito della società. Cioè, e non diventando più patrimonio della società. Beh, c'è anche da dire che con la soppressione di un girone professionistico, quei calciatori che lasciano il professionismo scendono nei dilettanti, accontentandosi anche di tanti rimborsi spese, insomma. No, 15, tanti ragazzi, io l'ho vissuto questo quando ho allenato per tanti anni Serie C. I ragazzi, per esempio, che allenavano anche in categorie superiori, giocavano in categorie superiori, sapendo che non erano grandi giocatori ma che dovevano sicuramente tornare indietro, preferivano la categoria inferiore perché non dovevano fare la società, non dovevano fare i contributi, e quindi invece di dargli 10 gli dava 15. E tanti giocatori che fanno il professionismo scendono di categoria proprio per questo motivo. Però non è il vantaggio della società. Assolutamente. Io continuo a dire che
parliamo sempre, uno fa polemica, non vuole fare polemica. Noi l'anno scorso per tanti anni a Roccella ci sono stati 2 anni di seguito che la Juniores ha fatto 2 campionati facendo veramente bene. Possibile che di quei ragazzi là non c'è nessuno, di quei ragazzi là sono andati via tutti perché non erano neanche del Roccella, erano in prestito, sono tornati a Bovolino, sono tornati a Siderio, è il motivo per il quale dico che non si può fare calcio in questo modo. Tutto qua. Allora andiamo in pausa pubblicitaria, assolutamente condivisibile quello che dice Gesualdo Albanese insieme anche a Pasquale Pozzo, insieme agli amici che sono i dirigenti del Bianco e anche del Bivongi Pazzano. Ritorneremo per la seconda parte, alle 23.30 c'è la chiusura, ma dobbiamo ancora seguire il servizio su Gioiosa Ionica Africo, anzi su Africo Gioiosa, e poi anche in prima categoria il servizio del Bivongi Pazzano. Regia. Lavorata Porte e Finestre ha iniziato una grande vendita promozionale. Porte in vero legno di prima qualità, a prezzi di fabbrica, finestre in legno, legno alluminio, PVC di qualità insuperabile e certificati per il risparmio energetico a prezzi super scontati. Oggi, più che mai, avrete il meglio al miglior prezzo. Vi aspettiamo presso i nostri showroom di Caulonia e Davoli. Temi Energy, l'energia alternativa direttamente a casa tua. Fotovoltaico, la nuova frontiera dell'energia solare. Il solare termico, l'energia gratuita fornita dal sole per scaldare acqua e casa. Eolico, altra frontiera di energia alternativa. Inoltre impianti di climatizzazione e riscaldamento senza emissioni di CO2 nell'aria. Materiale elettrico e sicurezza, illuminazione a LED, bioedilizia e pellicole per vetri. E mobility, scooter e bici elettriche. Temi Energy, Contrada Riposo a Locri, la vita è tua. Un vestito elegante va confezionato da Alta Moda Tessile. Pizzo Cerimonia, assortimento e qualità sono la nostra forza. Ermenegildo Zegna è il marchio uomo di cui siamo esclusivisti. Inoltre tendaggi e tanto altro. Wedding Day è tutto per il regalo, raffinato ed elegante. Lista nozze, bomboniere, articoli da regalo. Wedding Day è Alta Moda Tessile, uno di fronte all'altro, sul corso Vittorio Emanuele, a Siderno. Sonia e Luca sono proprio in crisi all'idea di dover costruire una casa tutta da soli. Ma la nascita del piccolo George non tarderà ad arrivare. Non sanno da dove iniziare e tutto sembra così complicato, quando a un tratto, in pochi click, scoprono Edilmerici. Il tuo sogno, la tua casa. Progetta, costruisce, arreda. Grazie ad Edilmerici tutto è più facile, come creare la giusta atmosfera e vivere intensamente il benessere dei tuoi spazi. Lasciati sorprendere anche tu come sogni Luca. Costruire e ristrutturare casa adesso è diventato un piacere per la coppia, veloce e divertente. Edilmerici SRL, la tua casa, dalle fondamenta al tetto. Rieccoci per la parte finale di Tutti in Campo, qui dallo studio centrale di Telemia. Gesualdo, parliamo del campionato di promozione. Il Bocale ha battuto la Gioiese, c'è stato il pareggio ieri a Bianco tra Africa e Gioiosa Ionica. Di fatto, diciamo, solo la Bagnarese al momento, insieme chiaramente anche al Gioiosa, ma è stata una domenica positiva solamente per la Bagnarese, che è riuscita
a mantenersi sulla scia sì. della capolista? Io continuo a dire che è un campionato molto equilibrato, però mi pare di aver detto dal primo giorno che la squadra che sicuramente alla fine vincerà il campionato, se non succede qualcosa di grave, è sempre il Bocale. Sì, allora mentre parla Gesualdo, mandiamo le immagini di Bocale Gioiese. Vai Gesualdo. Ed è una squadra che, perché dicevo che vinceva? Mica perché c'era questo o c'era quello, perché la società era una società talmente attrezzata per mettere a disposizione dell'allenatore elementi tali che gli permetteva di vincerlo. Ha avuto qualche difficoltà, l'ha corrette tutte, perché con la riapertura nel mercato ha comprato quei giocatori che gli hanno permesso da allora di non perdere più una partita, anzi di continuare a vincere, al punto tale che ora si trova a 3 punti di vantaggio su Bagnarese e Gioiosa. Fermo restando che fino alla fine avremo la capacità di guardare sempre questo campionato con molto interesse, in quanto anche il Bocale stesso, che è una squadra che ha elementi a disposizione superiore alle squadre che rincorrono, però non può stare tranquillo dicendo ho vinto il campionato. Quindi questo ci dà la possibilità di assistere sempre a domenica per domenica a qualche sorpresa che ci fa pensare che le cose possono cambiare. Però io rimango sempre dall'avviso che il Bocale ha qualcosa in più dall'inizio e lo sta dimostrando. Sì, intanto grazie a Merito TV, l'emittente dell'amico Bruno Taverna, siamo riusciti a vedere anche le immagini dei gol del Bocale. È stato sorpreso il cameraman in occasione del gol della Gioiese, comunque ininfluente ai fini del risultato finale, visto che la squadra di mister Lafage ha vinto poi per 2-1. Andiamo ora a seguire il servizio di Pino Carella su questa sfida tra Africo e Gioiosa Ionica. Aspettiamo il fischio del direttore di gara, parte dunque la gara, primo calcio in avanti per il Gioiosa, respinta di Aquino, altro lancio in avanti, attenzione al Gioiosa pericolosamente in area di rigore, c'è Albanese, il controllo di Albanese, pallone all'indietro, ancora Gioiosa, può impattare col sinistro, pallone che arriva telefonato, quello di De Marco, Scuteri e poi Albanese, Albanese prova ad andare via, Albanese il lancio verso il centro, Gioiosa in aria, attenzione, sotto misura, Misiti si divora un gol fatto praticamente. Arriva Mazzaferro per la rimessa laterale, ma non ha nessuno che va incontro, ci pensa solo adesso Misiti. Poi è in piena di rigore Albanese, l'impatto col sinistro un po' alto, anzi troppo alto. Attenzione per Mazzaferro, poi dalla lunga distanza ha impattato, pallone che è finito al lato, non di molto, dalla bandierina, ultimi due di gara del primo tempo, parte un tiro verso, l'attenzione alla respinta del portiere, ha rischiato di fare gol direttamente dall'angolo, ancora Denaro, primo tempo finito 0-0, un po' meglio il Gioiosa, ma risultato mi pare assolutamente giusto, Occhiali 0-0, non è cambiato nulla tra gli schieramenti dei due allenatori, è partito intanto l'incontro, Africo che prova ad approcciare la prima azione, Palermo, poi Albanese, attenzione a Gioiosa, 3 contro 2, attenzione Albanese, al centro poi viene anticipato Albanese, calcio di punizione. E Cosatta, parte il tiro direttamente in porta e poi di testa, pallone che viene deviato sul fondo. No, non ha ancora fischiato, non abbiamo sentito il fischio finale. Finisce qui 0-0. Allora, si è instaurato un bel clima questa sera in trasmissione, stiamo un po' conversando amabilmente per quanto concerne temi calcistici in maniera particolare, ovviamente, anche se essendo faceva qualche digressione, ecco, ed è volato via il politica microfono, vabbè, il bello della diretta, ora devi aspettare Pino perché andiamo a seguire il servizio con l'intervista al DG del Gioiosa, Logozzo. Regia. I peccati. Allora, mister Logozzo, non è stata una bella partita, decisamente nessuna delle due squadre sembrava voler vincere questa gara.
Ma onestamente io ho visto intanto una partita molto corretta, una partita così maschia, perché noi abbiamo cercato la vittoria, perché no, anche l'Africo voleva vincere, noi abbiamo ancora qualcosa da dire. Certo, allunghiamo il punto in trasferta, ci sta benissimo, soprattutto qui a Bianco contro una signora squadra, allunghiamo la nostra striscia positiva. Certo, dobbiamo per chi vuole vincere il campionato, onestamente bisogna tentare di vincere queste partite. Ci accontentiamo del punto, guardiamo con fiducia ancora avanti e speriamo bene. Voglio dire, intanto questa è una squadra che piace giocare, che sta facendo anche discretamente. Io accetto il punto per bene, nel senso che ci sta bene a noi, un punto in trasferta è un punto importante. Adesso il Gioiosa ha fatto qualcosa in più, come qualche tiro in porta, ma di azioni pericolose da ambo le parti si sono viste davvero poche. Sì, in effetti è un derby, si sa come sono certe partite. Onestamente ci aspettavamo qualcosina di più anche noi, però voglio dire, io non ho molte cose da rimproverare ai nostri giocatori. Hanno fatto una partita intanto intelligente, senza magari a subire grosse ammonizioni. Abbiamo guardato anche un bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto, ma io lo accetto così com'è. Per me è importante il punto, quindi andiamo avanti. Certo, ora bisogna tentare di vincere qualche partita fuori casa di più, se vogliamo metterci subito, stare a ridosso della prima, perché il Bocconi sta correndo, onestamente. Vince anche la Bagnarese. Sì, voglio dire, anche la Bagnarese, però noi sono queste le squadre, noi abbiamo sempre detto Bagnarese, Bocale Bagnarese, che si disputeranno poi alla fine questo campionato. Ma è un punto che non giova a nessuna delle due squadre? In qualche modo, perché se il Bocale va via... Noi abbiamo tentato di vincere la partita, onestamente, ma si è visto anche alla fine. Il nostro allenatore ha messo dentro un'altra punta, ha messo anzi due punte, sia Albanese sia a Palermo. Quindi voglio dire, noi abbiamo tentato, forse e qualcosina abbiamo anche cercato di creare alla fine della partita, però senza rischiare nulla, perché noi il nostro programma non era quello di vincere il campionato. Fino alla noia vado a ripetere sempre le stesse cose, però noi stiamo facendo bene come squadra e ci accontentiamo. Certo, a questo punto dobbiamo tentare di vincere anche fuori casa, per, se vogliamo, quantomeno mettere paura, non più di questo, alle altre squadre. Se ci sono squadre davanti, c'è il Bocale, non so com'è la situazione della Bagnarese, ma la Bagnarese ieri ha vinto contro il San Luca. Bene la Bagnarese, noi andiamo avanti così. Allora, rientriamo, abbiamo visto il servizio, dobbiamo chiaramente parlare bene anche delle altre tre squadre comprensoriali, in maniera particolare della Bovalinese, che ha vinto in casa una partita molto importante contro il San Gregorio con la marcatura di Mirko Audino, del Brancaleone Corsaro Arrombiolo, che ha vinto per 2-0 e si porta in piena zona playoff. Quindi complimenti anche alla dirigenza, a tutti coloro i quali stanno effettivamente svolgendo un campionato davvero importante, e poi complimenti anche alla Stirese, che è andata a vincere sul campo del Real, riprendendosi dopo l'inopinata sconfitta interna contro il Filocaso. Andiamo in prima categoria, dobbiamo seguire questo servizio su Bivongi Pazzano. Giocavate contro Caulonia. Il Caulonia, avete vinto 2-0. E allora andiamo a vedere il servizio e poi abbiamo 10 minuti da trascorrere ancora con i nostri ospiti e chiuderemo questa puntata di Tutti in Campo. Regia. Al Murtolo di Bivongi, la partita. Oi.
Allora, vediamo solo le immagini a questo punto. In questa partita che effettivamente è andata un po' male per il Cavolonia, anche se dobbiamo dire c'è stata molta sfortuna, soprattutto nel primo tempo con quella traversa colta proprio per i primi minuti e poi il rigore parato dal portiere russo nel secondo tempo. È un rigore negato nel primo tempo. Comunque la partita è stata una bella partita, la squadra di casa è stata molto ospitale. E io ringrazio tutti i ragazzi che ci stanno mettendo tutta per questo campionato. Diciamo, noi abbiamo nelle ultime partite abbiamo fatto 6 punti fino a mo, tra sfortuna, tra tante piccole mancanze pure da parte nostra, e abbiamo tirato avanti questa squadra. Noi onoreremo tutto questo campionato e cerchiamo di fare qualche punto andando avanti, soprattutto in casa. Il campionato bene o male ce lo possiamo ancora giocare, siamo nella zona play-out, siamo gli ultimi noi, però la squadra rende, il mister sta facendo tutti gli sforzi con quello che gli abbiamo dato. Loro il primo tempo hanno preso una traversa subito, però eravamo ancora all'inizio, quindi era già recuperabile. Diciamo che abbiamo espresso una buona mole di gioco, anche se non abbiamo sfruttato tutte le occasioni. Loro sono stati bravi a creare le loro occasioni, sono stati un po' sfortunati pure, devo dire, sicuramente non meritano l'ultimo posto in classifica. Questo portiere russo che para tutto praticamente, come questo ragazzo sta veramente, si sta affermando nel campionato di prima categoria? Sì, è un 99, è un fuoriquota, abbiamo molto, molta fiducia in lui, speriamo che possa andare avanti, però vediamo, dai. Per quanto riguarda il merito dei ragazzi, dei suoi ragazzi, abbiamo visto che ce l'hanno messa veramente tutta, anche se forse è il caso che siano più decisi sulle azioni, soprattutto in porta, nella tre quarti avversaria. Sì, siamo alla terza vittoria consecutiva, quindi vincere aiuta a vincere sicuramente, però non dobbiamo mollare, se molliamo siamo sempre impelagati giù nella classifica. Mister, una partita sicuramente importante quella giocata oggi col Bivongia, avete dimostrato di avere grinta e soprattutto di avere una bella squadra che sa fare calcio. Sì, una partita importante, un derby con tutte le solite incognite che derivano da un derby. Siamo in crescita da un bel po' di tempo, solo che purtroppo per l'ennesima volta mi ritrovo fuori casa a raccogliere complimenti e pochi punti. L'approccio alla partita non era stato malvagio, poi quella traversa nel primo tempo è stata davvero sfortunata. Purtroppo pecchiamo ancora di continuità, avendo tanti ragazzi anche un po' di ingenuità in determinate occasioni. Mi dispiace soprattutto per loro, per come sono venuti i gol, perché alla fine li abbiamo presi su 2 cross, praticamente da palla inattiva, e potevamo evitare qualcosina, dovremmo crederci un po' di più, ma purtroppo in campo ci vanno loro, alla fine la grinta e la determinazione non si possono allenare, si può continuare a lavorare cercando di farli crescere. Speravo onestamente di uscire con un risultato positivo, poi nell'arco della partita probabilmente non ci abbiamo creduto con continuità. Sapevamo del potenziale del Bivongi, che soprattutto da centrocampo in su ha qualità, e quindi spesso non li abbiamo aggrediti come dovevamo, concedendo degli spazi. Se concedi spazi a chi sa giocare la palla è normale che ti mettono in difficoltà. L'abbiamo fatto a tratti, quando l'abbiamo fatto con delle ripartenze siamo usciti anche bene. Forse in questo momento magari c'è anche un pizzico di sfortuna, però noi non ci demoralizziamo perché siamo convinti del lavoro che stiamo facendo, cerchiamo di fare un passo alla volta. È chiaro che le partite vengono meno, quindi bisogna comunque fare attenzione, perché non sarà comunque sufficiente cercare di sbagliare il meno possibile in casa, ma bisogna anche andare fuori ovviamente a giocarsela in tutti i campi, a cercare di raccogliere il massimo. Presidente, ancora un risultato positivo per il Bivongi, questo vi dà coraggio, vi dà sicuramente, diciamo, vi proietta verso una zona sicura della classifica. Sì, innanzitutto ci dà morale dopo 3 risultati consecutivi utili, sia con Monasterace, sia col Badolato e sia oggi con il Cavolonia. Ci sta dando morale soprattutto, ripeto, e spero che continuino a lavorare come stanno lavorando i giocatori, e il mister gli devo fare i complimenti che sta facendo un ottimo lavoro per un buon proseguimento di campionato.
Rientriamo in studio, ora parliamo del bianco, anche perché dicevamo all'inizio della trasmissione questa squadra ospite nei nostri studi con due dirigenti, pensiamo che abbia tutte le capacità, abbia le possibilità di poter dire la sua per la vittoria diretta del campionato o quantomeno per posizionarsi, diciamo, in una situazione tale da poter beneficiare poi dei play-off. Ascoltiamo prima De Leo e poi il presidente Geraci. A dire il vero non sono d'accordo col presidente, perché io penso che meno male che delle 5-6 squadre che stanno là in alto sono tutte capaci di vincere il campionato, sono tutte attrezzate per farlo sicuramente insieme a noi. È normale che poi, come dire, l'ago della bilancia andrà a pendere quando ci saranno gli scontri diretti. Noi abbiamo una serie di partite sulla carta abbordabile, attenzione, perché andiamo ad incontrare delle squadre che lottano per non retrocedere e spesso sono quelle che sono più agguerrite, in particolar modo fuori casa. L'abbiamo visto sia con la Bovese che con la Ravagnese, abbiamo vinto 1-0 Ravagnese e 2-0 lì, ma non facili. Se noi riusciamo ad arrivare agli scontri diretti con insomma, essere lì insieme a loro, se possiamo primi è meglio. Perché può anche darsi che con queste partite che noi andremo a fare, vincendole, si può sperare di arrivare agli scontri diretti primi. Però io non voglio fare questo tipo di discorso, un po' per scaramanzia, un po' perché noi dobbiamo ancora incontrare queste squadre. Se riusciamo ad arrivare agli scontri diretti in forma come lo siamo adesso, possiamo dire la nostra. Ecco, presidente Geraci, questo scontro col Città di Rosarno quando ci sarà? Mi sembra che sia verso la fine del campionato. Ma mi sembra la No, giochiamo a Rosarno. Ma abbiamo gli scontri diretti, ce l'abbiamo quasi tutti fuori. E non dimentichiamo, chiedo scusa, che abbiamo anche la coppa da fare. Noi giochiamo l'8 febbraio, giochiamo in casa con lo Sporting Catanzaro, poi, poi dobbiamo andare fuori ed eventuale finale. Per noi è un dispendio, certo. Però giocate meglio fuori, mi pare. Come risultato? No, noi abbiamo fatto 19 punti fuori casa e 19 in casa. Quindi noi siamo alla pari. Diciamo che a noi quello che manca sono almeno quei 4 punti in casa, invece di 2 pareggi, se ci fossero state, 2 vittorie con alcune squadre che meritavamo anche di vincere, noi saremmo a quest'ora, parliamo del bianco, primo in classifica, almeno 2-3 punti dalla seconda. Ma diciamo che siamo tutto in bilico, sì. Presidente, allora che possiamo dire agli amici che ci stanno seguendo da bianco in questo momento? Cioè la cittadina vi sta sostenendo, intanto una bella dirigenza, sì. La gente viene al campo, si vi segue. Intanto colgo l'occasione per ringraziare tutti i soci che stanno partecipando a questo progetto. E il paese ha risposto bene, le attività, anche i tifosi ci stanno seguendo, noi ci impegneremo al massimo come abbiamo sempre fatto fino ad oggi, con l'augurio di poter vincere sia il campionato che la Coppa. E poi preparare una bella batteria di fuochi d'artificio, bianco. Come minimo, lì ormai a bianco siamo nominati per i fuochi. Anche per il vino, dice qui. No, prima per il vino e poi per i fuochi. comunque niente, noi speriamo, anche perché quest'anno ci è venuto. Noi abbiamo iniziato il campionato in modo egregio. Poi, dopo iniziare il campionato, ci sono venuti a mancare dei calciatori importanti. Perché non dimentichiamo che abbiamo perso Nicita, non può più giocare a calcio, purtroppo, devo dirlo. Per noi è stato un brutto colpo per noi, e figuriamoci per lui che sa di non poter più giocare. Poi per stata abbiamo perso Trimboli per 3 mesi, insomma abbiamo avuto degli infortuni che ci hanno un po' penalizzato nei vari scontri in quel periodo. Beh, noi vi ringraziamo sempre, anche perché da qualche settimana, come vedete, stiamo cercando di dare anche risalto al bianco. E facciamo ammenda anche, diciamo, tra virgolette, di averlo trascurato nei primi turni di campionato, ma coprire, insomma, tutto il territorio diventa anche difficile per noi. Gesualdo, allora, per quanto riguarda questa partita di domenica prossima col Torino, la seguirai, no? Certo. E che partita
immagini? Tu pensi che Roccella scenderà ancora nervoso oppure no, l'allenatore me... fossi tu l'allenatore del Roccella, cosa diresti domani alla ripresa degli allenamenti? No, intanto c'è da dire poco, perché l'allenatore deve essere bravo quando gioca contro le ultime in classifica, non contro le prime, perché i giocatori stessi nel momento in cui sanno di giocare contro la prima in classifica hanno quella voglia, quella tensione da dare tutto durante la settimana per poter dare poi il meglio durante la partita. Quindi non è questo. Secondo me, è una, come dicevo prima, può avere dei vantaggi giocando contro le squadre che optano nelle prime posizioni, in questo caso contro la prima, perché il Troina verrà a giocare a Roccella con la speranza di vincere. Questa speranza di vincere fa sì che Roccella possa veramente far bene in quanto trova gli spazi necessari, perché può ripartire proprio perché ha una capacità sotto questo aspetto che è invidiabile. Cioè, quindi le partite in casa io sono sicuro che può fare il risultato anche domenica. Pensi che si adatterà Giampà al modulo del Troina oppure metterà in campo il suo modulo tradizionale? Ma io non sono, mi viene, quando parliamo di calcio mi vengono in mente le mie esperienze. L'anno che giocavo, che allenavo in B, ho iniziato il primo campionato, che c'era già un osservatore che andava a vedere le partite per poi poter impostare la squadra in virtù di quello che l'osservatore faceva. Io ho chiamato questo signore e gli ho detto: non andare più a vedere nessuna partita, non parlo con la società, ti paga lo stesso, però non mi interessa che va a vedere le partite, nel senso che l'allenatore deve essere convinto di far giocare la squadra a prescindere se gioca contro il Troino o gioca contro un altro. Assolutamente sì. Pasquale, hai 30 secondi perché stiamo per concludere, prima di dare la linea a Pino Carella. Appello al voto. No, no, non è un appello al voto, no, è un appello intanto, come dire, come appello società. Ai tifosi innanzitutto, perché come società, domenica è un altro appuntamento, cioè noi ormai abbiamo tutti scanditi appuntamenti importanti, di una certa incombenza, perché bisogna sempre vincere in casa, considerate purtroppo queste trasferte dove non si può raccolgono punti. Sarà una partita difficile perché il Troina è la prima in classifica, quindi è la regina di questo campionato. Fate sto favore alla Vibonese, finalmente. Sì, certo. Però noi facciamo voti che sarà una settimana in cui la concentrazione e tutti quegli automatismi che devono essere oleati e perfezionati, riteniamo che Giampà ha tutti i numeri per poter far bene, e confidiamo che questa squadra riesca a risorgere. Mi preoccuperei più delle trasferte successive, anche se il primo appuntamento è al Troino. Bene, vedremo quello che accadrà. Pino, chi ha vinto questo sondaggio? No, a proposito di Radici, inquadratemi un attimo lo schermo, perché sta foto la dobbiamo far vedere. Andiamo sul computer, eccolo qui, è lui. È lui. È Pasquale Pozzo. È lui o non è lui? No, è proprio lui. E, peraltro è anche un ottimo, era, almeno adesso non lo so se lo fa ancora, ma era un ottimo attore di teatro. Non si sente bene, non si sente. No. Dicevo che era un ottimo attore di teatro. Sì. Confermi? Ma questo è il regista, eri tu. Sì. Voglio, dovresti dirlo tu. È comunque un ottimo attore di teatro. Chi l'ha vinto, Pino, questo? Lo vince Bisaro della Stilese col 45%, Carbone al 27% e la medaglia di bronzo la diamo a Libri dell'Ocri. Due dell'Ocri sul podio. Complimenti a Bisaro della Stilese che ha vinto questo sondaggio con il 45%. Sì, mi raccomandava di dire a Anna Maria in Prateri che il Locri è diventato SRL, quindi tutti possono partecipare, voglio dire, alla società. Ok, Pino, preparati per lunedì prossimo perché sarete in due a condurre. Tu andrai a Sanremo a cantare, immagino. Vedremo a cantare, a intervistare più che altro. Non è, diciamo, nelle mie corde vocali soprattutto. Non si sa mai, Antonio. Beh, non si sa. Vedremo. Grazie al presidente del Bianco, Pasquale Gerace, al direttore sportivo Antonio De Leo, al presidente del Vivon di Pazzano, grazie Bruno Clemeno, a Gesualdo Albanese, grazie a Pino Carella, grazie per al nostro Pasquale Pozzo, responsabile della comunicazione del Roccella Calcio, grazie al nostro regista Antonio Riggio. Anche questa 19ª puntata passa in archivio, vi ricordo la replica prevista per domani intorno alle 14.30, lunedì prossimo tutti in campo con Pino Carella e Anna Maria Implatini, mentre la domenica ci sarò regolarmente per una nuova puntata sempre di Domenica in Campo qui in diretta e su Telemia. Arrivederci.